Consigliere Zangelli, come lei sa, l'articolo 37 del regolamento che lei cita, al comma 4 sono previste le deroghe. Allora, in occasione dell'estate in città sono stati tenuti 8 spettacoli, il 30 giugno, 10 luglio, 12 luglio, 19 luglio, 27 luglio, 29 luglio, 14 agosto e 31 agosto. E per tutti questi spettacoli sono state chieste delle deroghe, nel senso che il termine del 2030 si sapeva in anticipo che non poteva essere rispettato, per cui per ogni spettacolo è stata richiesta al sindaco una deroga in base appunto al 4 comma dell'articolo 36. E in effetti poi in tutte queste altre occasioni lo spettacolo, esempio il 30 giugno, e lo spettacolo si conclude il 23-30, c'è la deroga fino a luglio, ma poi il tempo concesso di deroga è stato molto rispettato. E così per tutte le altre sette manifestazioni che si sono tenute. Dico subito che per quanto riguarda il Festival Show, che è stato quello probabilmente forse più impattante, diciamo, in termini di rumore, la deroga era stata chiesta proprio fino alle 17 del giorno seguente, proprio per la necessità che lo smontaggio comportava. Quindi la richiesta di avere della Polizia Municipale su cui rivolgersi in effetti non ha senso, nel senso che la Polizia Municipale sa che in quelle determinate occasioni sono state chieste delle deroghe, per cui è, posso dire, incongruente che, come dire, vigili su che cosa, che sia rispettata la norma. La norma è rispettata perché l'articolo, metto il comma 4 dell'articolo 37, si dice esplicitamente che in caso di necessità, su richiesta appunto di chi organizza lo spettacolo, ci sia appunto questa deroga. Io capisco le difficoltà, però 8 occasioni nell'estate, poi possiamo anche accettarle, nel senso che, voglio dire, la piazza serve anche a questo. Dico, in tutte le altre occasioni, in tutte le altre situazioni non è stata chiesta perché i tempi sono stati rispettati. Quindi la conclusione che lei tira a me pare un po', come dire, capziosa, nel senso che cosa doveva essere? Capziosa. Esatto. Grazie. Allora...